Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Continuiamo con questa Sanderson Week, un nuovo video, ma oggi non sarò da solo, perché c'è una persona che ho deciso di invitare, perché chi meglio di lei poteva unirsi in questa cosa per parlare di Folgoluce, Cosmomesso e Mistborn, se non Giulia del canale della Perfa. Ciao a tutti, grazie a Mirko per avermi invitata e non so cosa mi aspetta, ma vedremo. Esatto, perché Giulia ancora non sa che cosa andremo a fare in questo video. Voi già lo sapete perché avete visto il titolo, ma Giulia non lo sa. Nel mentre, lei appunto, se non la conoscete, è Giulia. Anche lei ha un canale YouTube, sotto vi lascio il link sia al canale che a Instagram per andare a seguirla. Fa video appunto sui libri, ma anche anime, serie TV, eccetera, eccetera. Quindi vi consiglio di andare a stalkerizzarla. Ma che cosa facciamo, Giulia, in questo video? Sì. Tu non lo sai. No. Siccome in questa sequenza di video dedicata appunto a Sanderson, Cosmoverso, Folgoluce, eccetera, eccetera, ho in ogni video parlato bene di tutto quanto, oggi andremo commentare insieme le recensioni da una stella sia della Folgoluce che di Mistborn che ho trovato su Goodreads, perché sì, oddio, Giulia, ci sono esiste. Persone che hanno osato dare una stella alla Folgoluce e a Mistborn. Oh mio Dio. Questo è quello che faremo oggi. Bene, ok, ci sta, sarà okay. Divertente, sì. Esatto, quindi come si svolgerà questa cosa? Io adesso andrò a prendere queste recensioni, alcune di queste recensioni che ovviamente mi sono andato a cercare prima, le leggerò e nel mentre commenteremo che cosa pensano okay. Gli altri, prima della Folgoluce e poi passeremo a Mistborn. Okay? Ok, molto bene. Bene. Sì. Ah, tra virgolette ragazzi, se guardiamo da qualche parte strana che non sia esatto. L'obiettivo è perché noi siamo tipo nel mentre in contemporaneo su Skype, quindi è molto complessa sì. La situazione, però... Vabbè. Si va. La prima recensione è di Madeline, che inizia così. Se devi leggere La Via dei Re, cosa che non dovresti fare, ma proprio se devi farlo perché tuo padre te l'ha detto, ed è tuo padre, ti consiglio di farlo mentre sei ubriaco. E continua. Sebbene La Via dei Re sia piuttosto terribile, non è difficile da leggere. Okay. Quindi c'è una speranza in questa recensione. Sì, c'è una speranza, okay. Però continua. In parte perché Sanderson ripete ogni informazione almeno 3 volte e rimodella le caratterizzazioni all'infinito. Ok. È improbabile che perdiate traccia di dove vi troviate perché le cose sono andate troppo velocemente. Ora. No, beh, è un controsenso. È un po' un controsenso o è solo... Anche a me è parsa questa cosa, no? Perché se una cosa la ripeti tante volte... Allora, lei ricrimina il fatto che Sanderson, durante il libro, ripete le stesse cose costantemente. Ma secondo cosa me... che personalmente, per quanto mi riguarda, è anche utile. Sì, perché ma perché appunto... comunque è un mondo complesso. Quindi è ci sta complesso, che venga costruito al meglio, anche perché il mondo della Folgoluce è pesante, insomma... Quindi ci sta che magari ripeti magari alcune cose che possono esserti anche sfuggite, quindi non capisco effettivamente. Cioè che poi non l'ho trovato nemmeno così tanto ripetitivo. Se no, neanch'io, assolutamente. Quindi già con Madeline non siamo per niente d'accordo. Tra l'altro lo paragona a un audiolibro. Ah. Allo stesso modo comunque La Via dei Re non è del tutto invendibile. Parte del motivo per cui è così brutto, forse anche il motivo principale, tra parentesi, è perché Sanderson sembra non sapere cosa sia importante. No, aspetta. Ma... Aspetta, in che senso Sanderson non sembra sapere cosa sia importante? Io credo che ce l'abbia bene in mente. No? Non capisco quale sia... la critica in questo caso. Capito? Cioè, sta criticando la trama, il ritmo, come è scritto. Non riesco a capire quello. La caratterizzazione. Ok. La caratterizzazione.
Bellissimo. Ok. Ma proprio odiato comunque, ha dato una stellina, giusto? Hai detto Tutte una stellina queste, sì sì. Allora è proprio odio puro. Però ci dice un'altra cosa che ho ritrovato in altre recensioni, ovvero sembra che Sanderson preferisca essere uno scrittore o un designer di videogiochi per il computer. Ah, ok, bella questa. Piuttosto che uno scrittore di romanzi. Allora, io effettivamente un po' il mood del videogioco lo ritrovo. Tipo quando ad esempio ammazzano quelle creature che sono nelle pianure infrante, no? Sì, però ma ce l'ha, è un pregio. Infatti comunque... Esatto, non è... io non ci vedo niente di male in questo, anzi infatti è una cosa molto bella. Più grafico come cosa, cioè secondo me funziona particolarmente, forse è anche uno dei motivi per cui è così... Cioè ti prende, no? Che poi anche tra le descrizioni delle battaglie, dei duelli, sono molto visive. Quindi è bello perché te le immagini proprio davanti agli occhi. Quindi esatto. Secondo me è un premio. Però ho visto moltissime recensioni in cui dicevano appunto che uno dei problemi era il fatto che sembrava più un videogioco piuttosto che un romanzo. Mm. Cosa, cioè, personalmente non è vero. Ha un po' quella visuale del videogioco, però non è, secondo me, una critica da fare. Ma va bene. Vabbè, sono gusti, ci sta alla fine. La vedono in maniera comunque diversa. Lei ci dice, sostanzialmente, che il libro è troppo lungo, che avrebbe dovuto tagliare le prime pagine, in modo che iniziamo con un Kaladin che è triste. Ok. E poi andiamo oltre. E poi lei si sarebbe anche evitata tutti i flashback, che sono fondamentali nella Folgoluce. Esatto, ma per capire il personaggio, ok? Va bene, va bene. Per lei i flashback dovrebbero essere eliminati direttamente dalla letteratura. Ok. Deciderei. Morta. L'altro grande cosa, questa critica del libro troppo lungo, in realtà, per quanto riguarda la Folgoluce, soprattutto la Via d'Era, l'ho sentita un sacco di volte, spessissimo. Sì, ma forse è anche normale muovergli una critica del genere, Sì, sì, sì. Però devo essere sincero, cioè, io non toglierei niente. Forse accorcerei un pochino Giuramento. Ah, e sì, quello forse è quello che mi è piaciuto meno tra i tre. Ci sono dei punti che secondo me potevano essere effettivamente, non dico tagliati, ma sicuramente un po', ecco. Però secondo me, sai cosa, ogni scena è essenziale dentro la Folgoluce, che perché poi anche alla fine si riaggancia anche agli le altre serie di Sanderson, quindi ha tutto un senso dentro, no? Sì, esatto, cioè il fatto che quindi... comunque è così tanto infarcito, secondo me, ci sta. Però... L'altro grande problema è che Sanderson pensa che i suoi lettori siano molto stupidi. Ad esempio, se è appena scaduto qualcosa di importante e la maggior parte del libro è stato dedicato al verificarsi di questa cosa importante, ti dice qualcosa, praticamente, ti fa risaltare quell'avvenimento importante. Ah, ok. Ma in tutta questa negatività, un aspetto positivo l'ha trovato, ovvero il cibo sembra delizioso. Beh, su questo ti posso dare ragione. È vero. E il divario tra maschio e femmina è interessante. E anche questa è una cosa... Sì, effettivamente, i personaggi femminili spingono, Per finire con questa prima recensione, altra cosa brutta, le scene di battaglia e combattimento erano super noiose. No! Scritte in modo goffo. E ce ne sono molte. No! È la cosa che mi piace di più! Io quando ho finito la recensione, quando ho letto questa cosa, ho detto... No! In che senso? No! Sì, Giulia. No, ti prego, questo mi ha ucciso, un colpo al cuore. L'ha detto. È l'aspetto Madeline che più ha detto amo della Folgoluce. Oh, Gesù Cristo. Alcune delle scene di battaglia più belle di cui abbia mai letto. Assolutamente, soprattutto quella in Parole di Luce. Sai benissimo cosa intendo. Parole di Luce è proprio... Cioè, ma no, ma anche alla fine della Via dei Re ci sono delle scene di battaglia. Sì, ma soprattutto sono vivide, cioè io riesco veramente a immaginarmele. Sì, assolutamente. Non è quel genere di scene di battaglia confusionaria in cui fai difficoltà nell'effettivo a capire chi sta facendo esatto, qualcosa. È ben chiara, sì. Esatto.
Quindi no, Madeline, non siamo assolutamente d'accordo. Esatto. Rispettiamo, rispettiamo, ma non siamo d'accordo. Sempre, ma non siamo d'accordo. Seconda recensione, sempre di una stellina. Questa volta a parlare è Will, che ci fa questo elenco puntato di alcune cose che non gli sono piaciute. Perfetto. La prima cosa che non gli è piaciuta sono gli spren. Okay. Perché non gli piace l'idea in generale e sembrano apparire, a detta sua, solo quando conviene narrativamente parlando. E in più, i diversi tipi di spren sono strani. Allora, su questa cosa vorrei soffermarmi, perché effettivamente, anche io la prima volta sono che strani. Mi sono approcciato alla folgoluce, ho fatto un po' di difficoltà a comprendere lo spren. Sì, perché ma ci sono tutti gli spren collegati alle emozioni, alla la natura, eccetera. Quindi fai un po' di difficoltà, cioè sono strani. E anche il nome di alcuni spren, effettivamente, ripetendoli, potrebbero risultare strano, no? Cioè, sì, quello sì, ma secondo me è voluto. Nel senso che ancora adesso, dopo tre libri, e tra poco arriverà il quarto, non si capisce bene. Perché secondo me farà parte di poi una grande rivelazione che spiegherà ancora sì, di più. Sì, c'è qualcosa mondo. Di più quindi grande. Quindi secondo me è giusto che siano così. Sì, sì, però ma anche strani. Secondo me. Però fa un po' strano, sì, effettivamente, sì. Proprio come concetto lo spren, no? Sì. Però ecco, dire che l'idea non gli è piaciuta, a me invece fa semplicemente impazzire. Cioè l'idea di queste essenze, sì. Cioè non si, è molto originale, comunque è molto originale come quindi tutto il sistema magico di Sanderson, quindi io esatto, ma molto. Comunque non è il primo che dice questa di spren, infatti anche dopo c'è un'altra abbastanza infervorita per le cose di spren. Un altro punto che non gli è piaciuto è Kaladin, che dice essere troppo maturo per la sua età, si comporta come un quarantenne finché non viene menzionata la sua giovinezza. Ok. Poverino, no, povero Kaladin, che se, alla fine allora, è così maturo perché ha affrontato delle cose nel passato che non sono leggere, quindi esatto. È anche qualcosa che l'ha plasmato. Questa cosa della maturità per l'età di Kaladin effettivamente nel libro risulta, però secondo me è contestualizzata nella maniera giusta da parte di Sanderson, sì. Cioè comunque ha alle spalle un'esperienza che l'ha portato a quella maturità, quindi secondo me ci sta, sì. E anche questa è una critica che non capisco. Che poi comunque io non sono una grandissima amante di Kaladin, i miei personaggi preferiti, l'adoro, però i miei personaggi preferiti sono altri. Però a me più che altro all'inizio soprattutto non piaceva il fatto di questa sua depressione, perché poverino è proprio a terra quell'uomo, però comunque la cosa cambia più avanti, anche perché si crea un'amicizia con le persone che sono intorno, che gli danno da supporto. E quindi invece a me questa cosa di Kaladin mi è sempre piaciuta moltissimo, questa sua fragilità, cioè il fatto che lui ha veramente dei problemi che hanno toccato pesantemente la sanità mentale di Kaladin. E poi secondo me è gestito bene, perché si vede il suo trauma, è chiaro. Sì, assolutamente, in tutti i libri, ma poi c'è una progressione, poi anche come dicevi tu, no, con il fatto che conosce altre persone, quindi poi si aggrappa anche ad esse piano piano. Sì. Vabbè. L'ultimo punto è su Sallan, e ci dice che la trama di Sallan era interessante finché non ho letto del suo piano, che gli sembra ridicolo. Lei, ora, non me la toccate, spoiler. Non me la toccate perché io la adoro, è il mio personaggio preferito. Ma a parte il personaggio, quello che c'è dietro Sallan nel primo libro, secondo me è una figata pazzesca. Assolutamente, assolutamente sì. Boh, non Vabbè, lo so. Non forse si può approfondire che qua è zona spoiler, però... Esatto, è spoiler, però forse siamo accecati noi dall'amore, non lo so. Esatto, può essere. Non lo so. Conclude dicendo che nel complesso la scrittura gli è sembrata goffa, che i personaggi sono un po' di legno e non sono stato in grado di attaccarsi a loro. Che ci sta, potrebbe starci, E io ho avuto invece il problema contrario, amo tutti. Tutti, esatto, è difficile scegliere qualcuno di preferito. L'ultima recensione per quanto riguarda la folgoluce, questa volta a scrivere è John, che inizia secondo me con una frase bellissima, ovvero: non ho mai voluto fatturare il mio tempo a un autore prima d'ora. Vabbè, quando l'ho letta,
morto. Quindi già possiamo immaginare che cosa scriverà dopo. Donna voleva leggere qualcosa di epico. Invece ho trame di monelli lunatici intrappolati dalle circostanze, da quelle che sono le circostanze del caso. Ok. Mi è piaciuta tantissimo questa cosa dei monelli lunatici, comunque, è veramente bellissima. Questo è un visionario. Sì, esatto, completamente. Per lo più questi personaggi sostanzialmente guardano le loro mani e si chiedono se dovrebbero fare qualcosa. Il problema più grande però è il ritmo. Tutto è il ritmo. Personaggi che camminano costantemente e non fanno nulla. Ora, okay, io un po' me lo ritmo, chiedo che... Quindi. Okay. Sì, ma io me lo chiedo un po' che libro hanno letto queste persone, perché cioè, di cose ne succedono, ma costantemente. Allora, comunque, allora, bisogna ammettere, l'inizio, che secondo me non è mai noioso, però all'inizio ti va a introdurre il mondo, quindi ma è tutti fantasy, no? È normale che ci sia un momento in maniera più un po' più tranquillo. Promessa degli altri, questo c'è da dirlo, però... Dire che non mi fanno niente se guardano le mani. Si guarda così. Si guardano le mani. Ma cosa faccio? Seguo le linee. Morta. Se leggono le mani a vicenda. Esatto. Sembra che Sanderson pensasse che iniziare una serie di 10 libri permettesse un libro intero per fare un prologo. Ma mi sento più come se avessi letto quello che avrebbe dovuto essere le prime 200 pagine di un romanzo di 1000 passapagine, non le prime 900 della stessa cosa. Cioè, lui praticamente ci sta dicendo che La Via dei Re è un grande prologo e che tutte le pagine effettivamente servono solo a portarti ai libri successivi. E non è che sbaglia più di no, tanto, esatto, quello è vero. Sì, va a introdurre la storia, però ne succedono di cose. E tante esatto, anche. Cioè, ti mette tanta carne al fuoco. Sì, soprattutto nel finale. Da una parte mi sento di dire che posso concordare con questa sua critica. Ok, tu pensi di fare una serie di 10 libri, però non puoi pensare di prendere il primo libro e farci veramente un unico prologo. Però allo stesso tempo comunque mi sembra che è veramente una grande introduzione a quello che sarà. E secondo me ci sta. Cioè, capisco la critica, ma allo stesso tempo non la condivido. È un'introduzione però che comunque è epica. Esatto. Non è un'introduzione piatta. Ripeto, cioè, le cose comunque succedono. Cioè, ti dà proprio tutti i tasselli che ti porteranno poi a quello che succederà dopo, quindi per me ci sta. Poi c'è quest'altro pezzo che dice: La Via dei Re fa il trucco di tirare la tovaglia dal tavolo e poi spande centinaia di pagine per sistemare meticolosamente tutta l'argenteria e raccontarti il significato di una forchetta da insalata vs una forchetta da dessert, finché non chiudi il libro e dici: sai una cosa? Non voglio nemmeno vederti tirare così male la tovaglia. Vado a leggere dei manuali tecnici. Oh mio Dio! Comunque lui è geniale, eh? Cioè, sì, queste metafore che fa sono veramente geniali. Facciamo scrivere un libro a questa persona! Però nel senso che comunque c'è queste sue critiche, le mette in maniera molto negativa. Però secondo... Io l'ho vista sempre sotto un punto di vista positivo. Cioè anche qua, come dice lui, no? È vero, cioè ti mette sul piatto tantissime cose in maniera molto meticolosa, però non riesci a capire nell'effettivo che cosa sono veramente, cioè le differenze tra questo o quello. Però io non l'ho vista mai come una cosa negativa. Che poi appunto, ripeto, secondo me è tutta una cosa voluta, il fatto che sia ancora tutto molto confusionario. Cioè sono usciti 3 libri su 10, quindi ci sta che alcune cose non siano chiare, che si mischino un po' tutti gli elementi. Poi comunque Sanderson è molto perfezionista, quando fa le cose deve spiegarle bene, quindi poi ci arriverà, cioè su quello. Dopo un altro capitolo in cui Kaladin è il prescelto, tra parentesi, sei così il prescelto e non lo sai nemmeno, ma non riesce a fare niente di prescelto perché la schiavitù è davvero brutta. E ok, questa critica poteva risparmiarsela, però va bene.
Povero Kaladin, ce l'hanno tutti con lui. Ce l'hanno tutti con lui. Cioè, o con lui Cristo. O con Sallan. Già gli ha prese di tutti i colori. Lasciatelo in pace, sto povero Cristo. Mettiamoci il carico da 10. Gli ho dato un'ultima possibilità qualche sera fa. Ho ripreso da dove avevo interrotto un mese fa, in un capitolo su Dalinar. Il cavaliere stanco del mondo che si dispera per la ripetitività futile della guerra. Dalinar va in battaglia con la sua Totally Bitching Gems World e passa una dozzina di pagine a falciare metodicamente i soldati. Quando il capitolo era finito, ero completamente d'accordo con Dalinar. La guerra è stancante e vincere è sempre noioso. La chiusa perfetta è una recensione che io ho trovato bellissima. Ma io questa me la stampo e me la attacco, è meravigliosa. È, gli perdoniamo l'unica stella che gli ha dato, ma è veramente bellissima, spettacolare. E ora passiamo a quelle di Mistborn. Ho trovate alcune okay. Che mi hanno lasciato abbastanza perplesso e anche qui mi sono chiesto più volte che libro avessero letto queste persone, perché non sono riuscito a probabilmente abbiamo una copia diversa. Perché è probabile, insomma, complotto, è un complotto, come dicono in tanti, esatto. Cory ci dice, nessuno sviluppo del personaggio, nessun personaggio a cui tenessi, trama poco attraente. Oh, che già se mi inizi una recensione così di Mistborn, cioè io prendo e lo lancio via al computer. Cioè. Oddio, che dolore. Sì, che poi Giulia. Questa cosa dei personaggi... Io l'avevo già sentita, perché a quanto pare i personaggi di Sanderson non piacciono. Non a tutti, ma infatti ci arriveremo. Se avessi letto ancora una volta le parole brucia questo o bruciato quello, avrei distrutto il libro. Non mi importava della difficile situazione degli Ska. Non odiavo la nobiltà, non odiavo il Lord Reggente. Non c'è mai stato alcun dubbio sul fatto che i personaggi, tra parentesi, puoi davvero chiamarli così? Avrebbero vinto. E questo ha letto solamente Mistborn e forse non è nemmeno arrivato alla fine, perché se no non me la spiego questa. Cioè, sono spiegati successivi. Oh, madonna. Ripete dicendo: non era affatto attaccato a nessun personaggio. L'intrigo politico, e tra parentesi ancora, si può davvero chiamare così? No. Era peggio di quello di Glyn Cook. No! Consisteva in pettegolezzi durante i balli. Nessun personaggio ha pagato alcun prezzo per qualcosa di importante in questo libro, tranne forse uno, e anche su quello è un grande me. Lui non è andato avanti con la trilogia. Assolutamente, ha letto solo il primo libro. E forse, ripeto, secondo... non ha nemmeno finito, perché... Sì, esatto. La politica che descrive Sanderson, secondo me, è imparagonabile. Ma poi Mistborn... Cioè... Madonna, ma infatti tutti quanti odiano il secondo volume di Mistborn. Secondo me è bellissimo. Credo che sia il mio preferito perché c'è un sacco di politica. Il mio preferito è il terzo, ma il secondo per me ha delle ha dei passaggi che sono fenomenali e dei personaggi che vengono inseriti anche ciao. Anche qua quello che dice i personaggi, che c'è nessun personaggio che ha pagato alcun prezzo. Non riesco davvero a capire che cosa intende, perché tutti voleva pagano la morte, la voleva la morte di qualcuno. Sì, ho capito. Pagare e con la morte. E ce l'abbiamo le morti davvero tante. Madonna, ma anche se chi, ce l'abbiamo. Ma anche chi non muore comunque subisce qualcosa di veramente forte. Quindi non riesco a capire. Ci dice, stella extra assegnata perché ho finito il libro. E l'ho fatto solo perché ero arrabbiato di aver speso $9 e speravo in qualcosa che giustificasse la sua reputazione ben recensita. Immagino che mi abbia salvato dallo sprecare i miei soldi per i sequel. No, hai proprio sbagliato, dovevi proprio continuare, caro Corey. No, non ci piace, non siamo d'accordo. Assolutamente no. E concludiamo con l'ultima recensione di Mistborn e l'ultima recensione in generale, che ci dice, non sono riuscito a finire questo libro. Ah, oh, fine? No. Ah, ok. C'è qualcosa di... Poteva finirla qui ed era meglio, perché la frase successiva è, non c'è niente di originale in esso. Oddio. E ci dice anche... Sembra che il libro fosse stato scritto da un ragazzo di 13 anni. Oh mio Dio. Ma partiamo dall'inizio, l'originalità. Avendo letto Way of the Shadows di Brand Weeks, che non so che cosa sia,
È quello del... Ok, sì, ho capito. Della del prisma, però, no? No, è un altro, però l'attore è sempre quello. Sì, ok. Non so però che non, sia. Non l'ho letto. E anche Black Magician di Trudy Canavan. Anche questo non so okay. che cosa sia, ma mi andrò a informare di entrambi. Non ho trovato nulla di neanche lontanamente originale in Mistborn. Ora, né io né Giulia abbiamo letto questi due libri, quindi non possiamo dire effettivamente... quali siano i punti in comune. Però, parlando di Mistborn, io ho sempre sentito il fattore originalità, soprattutto per quanto riguarda il sistema magico, che è davvero incredibile. Assolutamente. Non so tu, che poi, ma per quanto mi riguarda... Sì, assolutamente, sono d'accordo. Quello che di poi Mistborn... Brent Weeks, in realtà, sarebbe un autore che segue le orme di Sanderson, l'ha detto lui stesso. Esatto, sì. Però si non è ispirato so se... tantissimo Però non Sanderson. So se questo libro magari è stato scritto prima. Quello non si sa. Non lo so, comunque vedremo, cioè, ci informeremo su questo. No, però cose. Per l'originalità no. Non sono d'accordo, perché è forse uno dei libri più originali che abbia mai letto. Ma dai! Per il sistema magico, ma io non ho mai letto una cosa simile, mai. Ma poi così strutturata, cioè nel minimo dettaglio. Assolutamente. Anche qui per me è uno dei sistemi magici meglio, prima di tutto, costruiti, ma poi racconta veramente qualcosa di inedito rispetto agli altri sistemi magici. Cioè che un poi tipo di è magia talmente davvero... dettagliato che sembra realistico. Esatto. Perché ti va a raccontare ogni... minima cosa. Facendo riferimento ai libri che abbiamo citato prima, dice: proprio come in quei libri, abbiamo il nostro protagonista, la nostra protagonista, in agguato nell'ombra di una città, di solito in una sorta di banda di ladri sotterranei, e sviluppa abilità incredibili o poteri magici lungo la strada. Ah, ecco a cosa si faceva riferimento. Però lo sviluppo poi, cioè, ok, che questi magari sono temi in comune, ma lo sviluppo... Sì. Di tutta questa sì, faccenda. Sì, inizia così, ma poi, insomma, va in altre direzioni. Esatto, completamente. Primo libro rispetto agli altri due sono molto, molto diversi, completamente diversi. Certo, Mistborn ha alcune cose interessanti. Ad esempio, volevo davvero sapere di più sulla cenere che cade dal cielo, sul Rod Reggente, ma il modo in cui la storia è stata raccontata mi ha annoiato fino alle lacrime, così come le continue ripetizioni. Ad esempio, c'è una scena in cui Kelsier insegna a Vin come usare i suoi poteri. In altri libri, i nostri eroi di solito sviluppano un'abilità o un incantesimo alla volta. Questo rende la scoperta molto più soddisfacente e interessante, sia per l'eroe che per il lettore. Ecco, lei li conosce già tutti e siamo trascinati in questo lungo e fastidiosissimo tutorial. In quel momento non sembrava un libro, sembrava un videogioco. Anche qua, torna di nuovo al videogioco. Ci sta! Non ho mai pensato effettivamente ai libri di Sanderson come a dei possibili videogiochi. Ma ci sta, cioè ripensandoci effettivamente hanno un po' quella struttura, i meccanismi, sì. anche i sistemi magici si presterebbero benissimo per un videogioco secondo me. Ma infatti Sanderson stesso ha scritto tantissimi racconti, anche quello dell'undicesimo metallo su Kelsier era ideato per un videogioco. Sì. Quindi secondo me ci sta, però ripeto non lo vedo un difetto. Come un difetto, loro lo vedono magari come un difetto dentro un romanzo. Però poi quando così, lo trasformi... Però per me è una cosa buona. Esatto, ma poi quando lo trasformi in parole come fa Sanderson in questo modo, no, secondo infatti, me... mamma mia. Ci sta. Che poi, secondo me, Vin alla fine non impara tutto subito. Cioè, no. Sì, viene spiegata la maggior parte delle cose all'inizio, ma lei in tutti e tre i libri impara qualcosa di nuovo. È un processo continuo. Ma molti si focalizzano sul personaggio di Vin dicendo che non è piaciuto. Adesso abbiamo tralasciato delle recensioni che avevo trovato, però molti parlavano proprio di Vin lamentandosi del suo personaggio. Ma perché Vin, guarda, con ogni probabilità è uno dei personaggi principali più difficili di cui abbia mai letto. Perché è proprio complesso come personaggio, è difficile è attaccarsi a lei. È un personaggio chiuso anche. È un personaggio estremamente chiuso, quindi è difficile attaccarsi a lei. Io personalmente l'ho letto in un momento in cui mi sono ritrovato tanto in Vin, quindi forse anch'io, per quello l'ho sentita così tanto vicino. Tra l'altro la crescita che c'è nei libri... È esponenziale.
cioè è incredibile. Fantastica. Anche qua, sì. Parlando sempre del videogioco, infatti lui ci dice: potevo quasi immaginare Vin in piedi nella strada nebbiosa, il mantello condeggiava al vento in attesa del mio comando, proprio come se stesse giocando a un videogioco. Okay. E in fondo allo schermo la sua vita, il mana e la barra degli strumenti della verità con i tasti di scelta rapidi da 1 a 9. Quindi vuol dire che comunque hai avuto un'esperienza di lettura davvero, cioè... unica. Unica, stavi lì. Sì. Come fai a dargli che una stellina? Che poi, effettivamente, prova a pensare a quanto potrebbe essere figo un videogioco della Folgoluccio di Mistborn. Tipo ma che scegli quale metallo usare. Ma di Mistborn inizialmente dovevano farlo, però poi è stato annullato il progetto. Porca sarebbe miseria. Stato veramente figo, sì. La volta buona che inizio col mondo dei videogiochi, se fanno una cosa del genere mi butto per Sanderson questo ed altro. Subito, esatto. Come ho detto prima, sembra che il libro sia stato scritto da ragazzini di 13 anni e soprattutto si lamenta dei nomi dei personaggi. Breeze, Clubs, Marsh. Wow, sul serio, sono persone o Pokémon? Guarda, questa è la tipica persona che in un libro si merita personaggi dal nome come tipo John o Anna. Effettivamente sono strani, tanto strani, però hanno anche un senso perché c'è proprio una cultura dentro il libro. Ma i nomi, secondo me... sono sempre nomi strani nei fantasy alla fine. Sì, appunto. Cioè. E secondo me invece in quelli di Sanderson sono sempre scelti... anche qua, con metodo. Sì, sono tutti bizzarri, ma comunque non mi hanno mai stonato all'interno del libro, quindi... Sì. Boh, vabbè, non siamo proprio d'accordo. Ma infatti, sono belli. Sono strani da pronunciare alcuni, tornando a Shallan di prima, che io dirò sempre Shallan, mi dispiace. Io Shallan, ma boh. Comunque, a me piacciono. Anche a me tantissimo. Sono molto belli, particolari, soprattutto dai. Quelli della Folgoluce. Che poi sì, rispecchiano sì. Anche tanto il libro, i nomi. Cioè, forse anche perché li ho letti lì, non lo so, però, non lo so, sono calzanti, quindi ci stanno. Sono calzanti. Sono calzanti. Ok. Ci piace. Adoro. In conclusione dice: la storia non è originale, il suo ritmo è come un videogioco, i personaggi sono blandi e noiosi, i loro nomi sono giovanini e la ripetizione costante è dir poco frustrante. Sinceramente non vedo cosa c'è di bello in questo libro. Ok. Alla fine sono emersi più elementi, i personaggi non piacciono, sembra un videogioco ed è ripetitivo. E non c'è originalità. Mamma mia, questa forse è quella che mi ferisce di più. Ha sacrato il libro sotto tutti i punti di vista. Esatto, sì. E io non mi trovo d'accordo in niente. No, esatto. Guarda, ho detto un pochettino forse per i nomi, ma a me non danno fastidio. Però per il resto... Sì, vabbè, ma quella è una critica un po' sterile alla fine, no? Sì, 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 okay. Se ne frega dei nomi. Te. Però se tu mi parli di un libro poco originale... Non riesco esatto. Veramente a capire. Anche i personaggi blandi e noiosi. Boh, è vero, molte persone fanno difficoltà con i personaggi di Sanderson, ma per me hanno tutti qualcosa da dire. Secondo me sono anche più diversi rispetto a altri personaggi classici, soprattutto i protagonisti di altre serie fantasy. Ma anche il modo in cui interagiscono tra di loro. Mamma mia. Tipo anche nella Folgoluce viene portata molto per le lunghe, però c'è questi rapporti che si costruiscono mano a mano, ogni volta aggiunge bellissimo. Tasselli che vanno a smorzare il rapporto oppure ad accrescerlo, quindi... Forse noi siamo le persone meno adatte per commentare nelle recensioni. Dobbiamo di chiamare stella. Qualcun altro, qualcuno che odia Sanderson. Esatto, esatto. Dopo queste continue cortellate ricevute, arriviamo alla fine di questo video. Queste sono le recensioni da una stella che ho ritrovato e appunto abbiamo commentato insieme a Giulia. Siamo assolutamente pronti a sentire la vostra nei commenti, anche voi siete d'accordo con queste recensioni, anche per voi ci sono dei punti sia in Mistborn che la Folgoluce che in qualche modo non vi hanno soddisfatto appieno, quindi noi vi aspettiamo nei commenti, io ringrazio tantissimo Giulia per aver preso parte a questa cosa. Grazie a Mirko che mi ha invitata, grazie sono molto contenta. Soprattutto se si parla di Sanderson. Ovviamente, infatti sei la prima persona che mi è venuta in mente. Tutto questo vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo domani con un nuovo video della Sanderson Week. Ciao a tutti ragazzi! Ciao!